Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan è intervenuto ieri pomeriggio a Chieti nel corso del convegno dedicato a Silvio Spaventa. Padoan, alla presenza tra gli altri anche del vicepresidente del CSM Legnini, ha parlato di ricostruzione e di sanità, sottolineando i risultati raggiunti dalla nostra regione. Il servizio di Alfredo Primante con le interviste della redazione di Vestina News. Abbiamo avuto la garanzia dal ministro del Tesoro Padoan che il debito esistente dal 2000 per 17 anni non riconosciuto lo faremo riconoscere, lo spalmeremo in altri 20 anni con una norma DOC che ci viene dal Tesoro. Crisi economica, prospettive di crescita e ricostruzione in centro Italia e in Abruzzo. Questi temi toccati dal ministro dell'Economia Piercarlo Padoan ieri sera a Chieti nell'intervento al convegno sulla figura di Silvio Spaventa intitolato L'Abruzzo che pensa l'Italia. Padoan ha riconosciuto i risultati definiti sorprendenti ottenuti dall'Abruzzo, ad esempio con l'uscita dal commissariamento sanitario o con il rientro dall'essere area in ritardo di sviluppo. Poi il ministro si è concentrato sul tema caldo degli aiuti alle popolazioni terremotate. Posso semplicemente dire che mai come prima sono state mobilizzate risorse da destinare alla ricostruzione, risorse nazionali, risorse locali, di nuovo risorse europee. Ed in riferimento all'Europa, Padoan ha rimarcato. L'Europa è stata molto, diciamo, aperta a aiutare nell'ambito delle regole europee. Un paese come l'Italia, colpito dai disastri sismici che purtroppo hanno colpito questo paese più di una volta. Le risorse ci sono, ha chiosato il ministro, manca la capacità di usarle. C'è anche molta voglia di condividere le risorse. Questo è un tema che noi dobbiamo rivendicare come italiani, non solo perché ci fa arrivare più risorse, ma perché ci permette di tornare in Europa e dire le abbiamo usate bene. Silvio Spaventa, originario della provincia di Chieti, nato a Bomba, è stato tra i più innovativi nell'alveo del pensiero liberale dell'Ottocento e nel 1876 ha elaborato il progetto di legge per la nazionalizzazione della rete ferroviaria. È proprio di ammodernamento del trasporto su ferro, soprattutto in relazione alla tratta che collega Pescara a Roma, hanno parlato sia il presidente della regione Abruzzo D'Alfonso che l'amministratore delegato di RFI, Renato Mazzoncini. Stiamo lavorando sulla Pescara-Roma. È il collegamento fondamentale sulla bretella di Sulmona. Il contratto di programma con il Ministero dei Trasporti, chiuso al CIPE proprio quest'estate, stanzia oltre 1,5 miliardi di investimenti. Abbiamo un accordo con la Regione Abruzzo che con il nuovo contratto di servizio consentirà di investire oltre 100 milioni di euro, il che vuol dire portare l'anzianità media della flotta dei treni regionali dagli attuali 24 anni a 9 anni entro il 2022. Perché mi aiuta Spaventa? Come lo posso qui utilizzare, strumentalizzare idoneamente? Lui ha visto quello che non c'era. Non è vero che si può fare solo ciò che c'è. Non è vero che si può allungare aggiungendo solo ciò che c'è. Si può anche creare. Ha creato lui con quel pensiero. E questa mattina a Nocciano, in provincia di Pescara, è stata inaugurata la nuova scuola elementare media che ha subito lavori di innalzamento della sicurezza statica dell'edificio. Il plesso di via Aldo Moro entra così a far parte delle scuole sicure. Vestina News. Presidente Antonio Di Marco, questo è un argomento molto importante per la provincia di Pescara, la sicurezza delle scuole. Ma Nocciano, il sindaco, l'amministrazione, ma la comunità scolastica che incide qui a Nocciano oggi consente a tutti quanti, sia a livello istituzionale che a livello anche di cittadinanza, di ottenere una risposta immediata e concreta sulla sicurezza di un plesso scolastico strategico. E vincere questa sfida oggi, inaugurando questo plesso così bello, così funzionale, significa anche ridare fiducia nelle famiglie, nei ragazzi e creare quelle condizioni virtuose affinché i ragazzi andando a scuola sono, diciamo, messi nella condizione di attività didattica sicura in luoghi sicuri. Consegniamo oggi una scuola sicura al nostro futuro, ai nostri ragazzi che potranno quindi svolgere in serenità il loro anno scolastico. Finalmente una scuola sicura sotto ogni aspetto, non solo sismico.
Stanotte è toccato al bancomat della filiale Banca Popolare di Bari, ex Tercas di Sant'Egidio alla Vibrato, in provincia di Teramo, di Corso Adriatico, esplodere con il consueto boato e panorama di danni. La banda della marmotta, inafferrabile da quasi un anno, ha colpito per la 19ª volta in provincia di Teramo e per la 14ª in uno sportello automatico della ex Tercas. Secondo i primi pochi elementi emersi, verso le 5 un gruppo di almeno 4 malviventi ha fatto saltare l'angolo in cui è sistemato il bancomat, provocando ingenti danni alla struttura e sventrando il distributore. Sul posto i carabinieri della stazione di Sant'Egidio e quelli del nucleo operativo della compagnia di Alba Adriatica per i rilievi. Si sta quantificando il bottino, ma l'ammontare potrebbe essere ingente, forse 40.000 euro, poiché il bancomat era stato ricaricato proprio ieri sera. L'ultimo assalto, lo scorso 23 agosto, alla ex Tercas di Mosciano Stazione, ma i ladri erano stati costretti alla fuga subito dopo l'esplosione. E ancora la cronaca: operazione di controllo del territorio e antibivacchi nelle zone intorno all'area di risulta della stazione ferroviaria da parte degli agenti della Polizia Municipale nella tarda serata di ieri a Pescara. Il blitz è partito dopo le 22 e ha visto impegnati gli agenti coordinati dal colonnello Carlo Maggitti e alla presenza del neo assessore alla Polizia Municipale Gianni Teodoro, che proprio ad inizio settimana, nel corso di una conferenza stampa tenuta con il sindaco Marco Alessandrini, aveva parlato di tolleranza zero nelle aree più sensibili della città, dove stazionano persone senza fissa dimora. L'intervento ha riguardato anche i tunnel della stazione, in uno dei quali la settimana scorsa era stata trovata senza vita una 34enne. Presente anche il consigliere comunale della lista Teodoro Massimiliano Pignoli. Durante l'operazione sono state controllate alcune persone italiane e straniere che stazionavano fra le aree di risulta e la stazione e delle prostitute presenti su Via Ferrari. L'operazione si è conclusa a mezzanotte e mezza. Ancora la cronaca: nelle ultime 48 ore la squadra mobile e le unità cinofile della Questura di Pescara sono state impegnate in una operazione straordinaria di controllo del territorio disposta dal Questore Francesco Misiti, che ha interessato in particolare le zone periferiche della città e ha portato all'arresto di 2 persone, a una denuncia in stato di libertà e al sequestro di una rilevante quantità di stupefacenti. Il primo sequestro è stato effettuato giovedì sera in un garage di via Valle di Rose, dove sono stati sequestrati 127 grammi di hashish, 55 di marijuana e 2 bilancini di precisione. Per questo fatto è stato indagato un pescarese 45enne. Il secondo blitz è scattato ieri pomeriggio in via Lago di Capestrano, a casa di un pregiudicato del posto di 54 anni, che è stato trovato in possesso di 16 panetti di hashish per un peso complessivo di 1,6 kg. L'uomo è stato arrestato e, su disposizione del PM di turno, Gennaro Varone, collocato agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. Il terzo intervento nella serata di ieri ha interessato la zona dei Colli Pescaresi, dove a casa di un altro pregiudicato del posto, un 45enne, sono stati sequestrati 93 grammi di hashish, 101 di marijuana e 20 piante di marijuana che erano messe a dimora in una serra domestica. Anche in questo caso la procura ha disposto gli arresti domiciliari in attesa della convalida del tribunale. DEA di secondo livello e futuro dell'ospedale di Pescara. Due argomenti che vanno all'unisono e che sono stati affrontati nella riunione degli stati generali della sanità pescarese, svoltasi ieri pomeriggio a Palazzo di Città. Firmata una richiesta di audizione in regione per perorare la causa del Santo Spirito nella partita che lo vede opposto al clinicizzato di Chieti. Quale futuro avrà l'ospedale di Pescara? È la domanda centrale posta nella riunione degli stati generali della sanità di Pescara, svoltasi nell'aula consiliare di Palazzo di Città. La partita della DEA di secondo livello resta aperta e la contesa vede dall'altro lato il clinicizzato di Chieti. Una partita politica ma anche tecnica, che dovrebbe andare al di là del campanile e concentrarsi sulle reali esigenze di cura dei pazienti dell'area metropolitana e non solo. Gli assessori e consiglieri regionali Donato Di Matteo, Marinella Sclocco, Lorenzo Sospiri e Domenico Pettinari, oltre ai deputati Vittoria D'Incecco ed Andrea Colletti, hanno posto la loro firma su una richiesta di audizione in Consiglio regionale o in Conferenza dei Capigruppo per esporre le buone ragioni alla richiesta di una DEA di secondo livello a Pescara. Il capoluogo adriatico vuole l'ospedale di secondo livello a partire dall'interno del Santo Spirito, con la consulta clinica e il Comitato per la salvaguardia dell'ospedale. I medici ospedalieri pescaresi rivendicano il lavoro fatto in questi anni di gestione esclusiva dopo l'uscita dell'università
università, a partire dai risultati ottenuti in neurochirurgia, reparto che, ricorda il dottor Donato Zotta, serve circa 700.000 pazienti. Noi operiamo tutto, dalla patologia traumatica e quindi la patologia a tempo dipendente, per cui un paziente che per esempio si sente male a Vasto o a Chieti è costretto comunque a venire da noi per essere operato. È un reparto cardine di tutto il sistema emergenza-urgenza, oltre che di tutta una serie di interventi elettivi come i tumori cerebrali, gli aneurismi, come le patologie congenite del sistema nervoso centrale. Stiamo conducendo da 3 anni, con risultati a mio avviso egregi, la neurochirurgia. Diciamo, stiamo ottenendo non solo un miglioramento di tutto l'insieme di quei pazienti che vengono trattati, ma abbiamo ottenuto anche dei riconoscimenti importanti per come all'interno di questo gruppo ci siamo suddivisi le patologie, stiamo cercando di uscire fuori da un sistema precedente che era quello dell'università, che in un modo o nell'altro gestiva la componente ospedaliera della neurochirurgia. Questa non vuole essere comunque una guerra assolutamente con l'ospedale di Chieti? Assolutamente, l'ospedale di Chieti all'università. L'università significa ricerca, significa anche innovazione, quindi ben venga. Da giorni si rincorrono voci sulle mie dimissioni in vista di una candidatura alle politiche. Premesso che non ne ritengo applicabile, e non sono il solo, ai presidenti di provincia non eletti dal popolo, la vecchia causa di ineleggibilità prevista da una norma di 50 anni fa per i presidenti delle giunte provinciali, non ho mai seriamente considerato l'ipotesi di dimettermi ad un anno dalla scadenza naturale del mandato. Lo chiarisce Renzo Di Sabatino, presidente della provincia di Teramo, che aggiunge: troppo per le partite delicate e vitali che la provincia dovrà affrontare nei prossimi mesi. I consiglieri del Movimento 5 Stelle propongono le vie del gusto in Abruzzo per propagandare le eccellenze culinarie del territorio abruzzese e mettere in rete le proposte per rilanciare il territorio. Paolo Renzetti. Propagandare le eccellenze culinarie della nostra regione, questo è l'obiettivo delle 10 vie del gusto, questa iniziativa del Movimento 5 Stelle che non vuole avere un valore solo simbolico. Sì, ennesima buona proposta del Movimento 5 Stelle. Assieme al nostro attivista Berardo Di Giandomenico abbiamo pensato, sulla scia dell'istituzione delle strade del Tartufo e delle vie del Tartufo, altra nostra proposta di legge, di valorizzare il nostro territorio con l'istituzione di 10 vie del gusto, per creare anche in futuro un brand Abruzzo sulle vie del gusto e farlo conoscere, potremmo dire, anche in tutto il mondo. Ecco, noi riteniamo che dopo le scelte scellerate della politica c'è bisogno di rilanciare il nostro territorio, e abbiamo visto che l'unica ricchezza, la grande ricchezza, è questa, non abbiamo tante altre ricchezze, ed è necessario appunto l'istituzione di 10 vie del gusto, che possono essere, noi abbiamo pensato, la via del gusto gourmet, la via del gusto alla brace, la via del gusto al mare, la via del gusto vegan, la via del gusto bio, la via del gusto alle erbe, per creare e mettere in rete tutte le realtà territoriali, fare un vero sentiero itinerario mettendo in rete e poter accompagnare, attrarre il turista, accompagnarlo magari a visitare gli eremi, a visitare i trabocchi e poi fargli conoscere l'itinerario più importante per lui, quello che gli aggrada di più. Ci saranno turisti appassionati di arrosticini e li porteremo nella via del gusto degli arrosticini, turisti appassionati di pesce, ci sarà la via del gusto al pesce che farà scoprire tutti i nostri trabocchi e tante altre vie. Ecco, unitamente a questo abbiamo previsto anche un contributo a tutti quei proprietari di appartamenti sfitti nelle zone interne per poter attrarre turisti, farli albergare e conoscere anche tanti comuni delle nostre zone interne che si stanno spopolando e stanno vivendo proprio una stagione nera sotto tutti gli aspetti. E con il prossimo servizio ci spostiamo all'Aquila e parliamo di Campagna Amica della Coldiretti. Un'idea vincente, quella di Coldiretti Abruzzo, che ormai da 2 anni per 2 volte a settimana porta all'Aquila sapori direttamente dal produttore al consumatore. Un mercatino tipico di prodotti locali che si ritrova nel parcheggio del supermercato Carrefour
e che ottiene sempre un grande apprezzamento da parte dei clienti. Noi contiamo di mantenerlo sempre, questi sono due appuntamenti, sia il mercoledì che il venerdì, sono ormai 2 anni che andiamo avanti con un ottimo successo sia da parte dei produttori che riescono a vendere i prodotti del territorio, ma soprattutto da parte dei consumatori che apprezzano la qualità, la genuinità e anche la tipicità dei prodotti che vengono forniti e vengono portati per la vendita diretta. E la caratteristica di questo mercato è che i produttori vendono direttamente ciò che producono, quindi praticamente qui è possibile trovare i prodotti di stagione e i prodotti del territorio. Una decina i produttori che si ritrovano nel mercatino, denominato Campagna Amica, prodotti sani e genuini e una vetrina importante per farsi conoscere nella realtà locale aquilana. Innanzitutto diamo valore ai prodotti del territorio e in secondo luogo diamo valore alla qualità dei prodotti. Logicamente nei discount la qualità dei prodotti è sicuramente inferiore, ci sono dei prodotti di dubbia provenienza, invece nei nostri mercati troviamo solo ed esclusivamente i prodotti del territorio certificati e prodotti controllati in quanto le aziende agricole che fanno parte del circuito di Campagna Amica devono sottoporsi a dei controlli e devono attenersi a dei regolamenti che abbiamo in termini di produzione e di vendita. Quanti produttori ospitate in questo mercatino di Campagna Amica? Ne ospitiamo 10. Logicamente ci sono dei prodotti che in determinate stagioni non ci sono e poi altri ci sono e così via. Però mediamente 10 di produttori. Apriamo ora l'ampia pagina di sport, lo facciamo con la Serie B e con l'anticipo della 3ª giornata di campionato, un anticipo che si è consumato ieri sera, una partita pazza, quella tra Pescara e Frosinone allo stadio Adriatico Cornacchia, con il Pescara in pieno assetto Zeman, capace di andare in vantaggio di 3 gol alla fine del primo tempo che si è concluso sul 3-0, ma capace anche di farsi rimontare nella ripresa, rischiando addirittura il KO. All'Adriatico, insomma, è finita 3-3 tra Pescara e Frosinone. Non è bastata la seconda tripletta stagionale per il centravanti biancazzurro Stefano Pettinari. Di seguito il servizio curato da Paolo Renzetti e subito dopo le dichiarazioni dei due allenatori, Zdenek Zeman del Pescara e Moreno Longo del Frosinone. Alla giostra del gol dello stadio Adriatico questa volta si diverte soprattutto il Frosinone, che sotto di 3 reti all'intervallo ha avuto la forza di recuperare una gara che sembrava chiusa dopo 45 minuti, sfiorando anche la vittoria che non avrebbe potuto far gridare certo allo scandalo, considerando anche i 4 legni colpiti dai ciociari ed il gol sembrato regolare annullato a Daniel Ciofani. Il Pescara, dottor Jekyll e mister Hyde, recrimina per la rimonta dei laziali, ma pensa soprattutto a quello che bisognerà fare per migliorare la fase difensiva. 8 gol subiti in 3 partite sono troppi e sabato prossimo alla Rechi ci sarà la Salernitana. Zeman, senza Campagnaro, Fornasier, Selasi, Latte Latte, Lizalde e Mancuso, ripropone per 9 undicesimi la squadra sconfitta a Perugia, con le varianti di Crescenza al posto di Zampano e Del Sole per Baez. Nell'11 Ciociaro Longo, privo di Brighenti, Dionisi, Crivello, Zappino, Matteo Ciofani e dell'ex Soddimo, si affida al 3-5-2 con Ciano e Daniel Ciofani di punta. L'avvio del match diretto da Sacchi di Macerata di fronte a 10.000 spettatori vede subito al terzo una conclusione al lato di Del Sole dall'interno dell'area di rigore. Il 18enne di proprietà della Juventus si riscatta un attimo dopo con un'azione travolgente sulla destra e con il cross perfetto a centro area per Pettinari, che a porta vuota non sbaglia per l'1-0, segnando la 4ª rete stagionale. Al 5° c'è la pungente reazione degli ospiti con Ciano, che colpisce un clamoroso palo con la deviazione decisiva di Pigliacelli. La gara non regala un attimo di pausa. Al 9° Ciofani in area conclude quasi a botta sicura, trovando la deviazione di un portiere del Pescara che questa volta dice no. Al 12esimo si rivede Ciano, che su punizione colpisce ancora il palo con un tocco decisivo del portiere adriatico. Il Frosinone stringe d'assedio la metà campo biancazzurra. Al 26esimo Riaudo, sugli sviluppi di un corner con la collaborazione di Mazzotta, colpisce la traversa con Pigliacelli battuto. Porta stregata per il Frosinone, passa 1 minuto e uno degli ex della gara, Antonio Mazzotta, spreca una buona opportunità dalle parti del portiere.
portiere Bardi, che poi non può nulla però al 40esimo, quando ancora Del Sole crea e Pettinari realizza il gol del raddoppio, segnando la doppietta personale e la quinta rete di un avvio di stagione incredibile, ma che per Pettinari e serata si vede anche al 46esimo, quando Mazzotta, ancora lui, serve un pallone d'oro al bomber biancazzurro, che fa 3 reti a 0 e tripletta personale. Al primo della ripresa subito Frosinone in avanti con un tiro cross di Frara parato a terra da Pigliacelli, brutto presagio per il Pescara. Al 6° minuto c'è infatti il 4° legno colpito dagli ospiti con San Marco e con Pigliacelli, ancora decisivo, ma il Frosinone è squadra di rango e che all'ennesimo tentativo trova il gol del 3-1 con Ciano, che su punizione pennella una traiettoria all'incrocio dove Pigliacelli questa volta non riesce ad arrivare. Il doppio vantaggio dura però poco per il Pescara, perché al 16° ancora Ciano, dopo un'azione travolgente, realizza il gol del 3-2 che riapre la gara. Incredulità sugli spalti per i tifosi biancazzurri, costretti a soffrire con al 19° l'urlo del 4° gol strozzato in gola con il salvataggio sulla linea su conclusione sporca di Pettinari, di un difensore ciociaro. Dalla parte opposta invece Frara ad imitare il bomber biancazzurro prima del 3-3 griffato da Daniel Ciofani. Incredibile ma vero, con il Frosinone che pareggia in 20 minuti una gara che sembrava chiusa. Zeman indispettito manda in campo Baez e Carraro per Benali e Proietti. Al 32° Ciofani segna il gol del 4-3 in posizione regolare con Sacchi, che fischia però prima per un fuorigioco che non c'è. Il finale di match con la fase difensiva degli abruzzesi da brividi e con gli ospiti che credono fino alla fine nella vittoria che non arriva. E 3-3 con il Pescara che può alla fine tirare anche un sospiro di sollievo al cospetto di un Frosinone che ha dimostrato di essere probabilmente la squadra più forte del torneo cadetto. A parte che io sono contento, perché penso che la squadra ha cercato di giocare, sicuramente il primo tempo più ordinata, che sul piano di gioco di costruzione, secondo tempo specialmente centrocampo ha perso dei riferimenti e l'abbiamo pagato. A parte che per me il primo gol su punizione non era punizione. Mister, buonasera, Roberto Monforte di Radio Day. Si aspettava, dopo un primo tempo chiuso sul 3-0, una reazione così veemente del Frosinone? Io me l'aspettavo, perché Frosinone è la prima favorita del campionato, è normale che ha delle qualità, cioè delle possibilità di giocare, ha giocato. Ripeto, primo tempo anche lì hanno preso 3 pali, magari sui tiri da fuori area, però è sempre dimostrazione che ci sono. E poi ognuno la vede come vuole. Io dico, a parte che, ripeto, per me siamo stati penalizzati molto, perché la partita era giocata, gli scontri ci sono stati, alla fine ho visto la statistica, 18 falli fischiati a noi e 6 a loro. Io penso che erano molto di più a loro, anche questo può innervosire una squadra, specialmente se è giovane e non è abituato a certi trattamenti. È vero che penso che il primo gol nostro è su fuorigioco. Il secondo. È vero che c'è la rigore a favore nostro. È vero che la punizione di Ciano non era punizione, perché è intervento pulito. Sono tanti errori da una parte all'altra. Poi tanti errori da una parte all'altra, però 18 falli fischiati a noi e 6 a loro, per me non, in una partita giocata anche sui contrasti, non corrisponde a quello che è successo sul campo. Dico, me lo dovete permettere, dico pazzesco non aver vinto questa partita. Lo dico con grande equilibrio, perché so che abbiamo anche commesso degli errori. Vedere il Pescara giocare in ripartenza non capita tanto spesso, no? Di solito il Pescara è una squadra che gioca all'attacco, una squadra che crea occasioni da gol. Invece i gol sono nati su ripartenza, perché il Frosinone conduceva, a mio avviso, bene la partita, creando numerose situazioni da gol che alla fine ci vedevano colpire comunque alla fine della partita 4 pali, che non capita spesso. Però un cuore grandissimo nel cercare di non demordere nonostante il passivo del primo tempo, e di rientrare in campo con grandissima maturità, più attenzione
che era quella che mancava nel primo tempo nella fase di transizione negativa, si poteva davvero riagguantare. Quindi il peccato sta nel fatto che il secondo gol del Pescara, a mio avviso, a un metro e mezzo almeno di fuorigioco, con l'assistente di fianco, e soprattutto in quell'occasione è stato anche allontanato un nostro collaboratore per aver chiesto comunque il fuorigioco, che era davvero nettissimo. E peraltro un piccolo contrattempo dopo la partita per il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, che ha accusato forti dolori addominali e questa mattina è stato operato di appendicite. L'operazione è perfettamente riuscita e nei prossimi giorni il patrono biancazzurro sarà dimesso. Scendiamo ora in Serie C. Il Teramo domani sarà impegnato al Menti di Vicenza per la seconda gara della stagione dopo il turno di riposo. Out Amadio e Barbuti, Asta sceglie di nuovo De Grazia davanti alla difesa con Ilari e Varas. In difesa giocherà a sinistra Simone Sales al posto di Pietrantonio, mentre davanti Bacio Terracino formerà il tridente con Tulli, l'ex della partita, e Foggia. Nel Vicenza tutto confermato, modulo 4-3-3 con Romizzi a dettare i tempi davanti Ferrari con De Giorgio e Giacomelli ai suoi fianchi. Fischio d'inizio alle ore 18:30 di domani, chiaramente, mentre questa mattina il tecnico teramano Antonino Asta ha parlato prima della partenza per il Veneto. Il servizio di Jacopo Forcella. Trasferta a Vicenza per ripartire dopo una domenica, quella scorsa, passata a guardare cosa facevano le altre. Il Teramo ancora in Veneto, ma stavolta con qualche assenza. Dispiace non avere tutte a disposizione, mancheranno ancora Amadio e Barbuti, questo dispiace, quindi faremo a meno di loro e cercheremo di mettere in campo, la miglior squadra e quelli che saranno a disposizione di darmi il massimo, e su quello lo so che lo faranno. Ecco. Cambia, sinceramente non posso dire che non cambia, perché Amadio più un play vero davanti alla difesa, dette i tempi, nei pregi. Con De Grazia sappiamo che alle volte è un mediano basso che alle volte te lo trovi in attacco. Davanti spazio all'eroe di Portogruaro, Antonio Bacio Terracino, in gol all'esordio con la maglia biancorossa contro il Mestre. Bacio Terracino, ma credo che inizialmente partirà lui, quindi insomma si può togliere Fratangelo e metti lui, bene o male la squadra è quella. C'ho ancora un piccolo riserva sul terzino sinistro, su quello ce l'ho e credo che l'avrò per un bel po', e allora devo cercare di mettere in campo chi mi dà più garanzie. Unico ballottaggio sulla corsia di sinistra, che poi non sembra neppure un ballottaggio. Giocherà infatti Simone Sales con Pietrantonio e Diallo, che andranno in panchina. Asta spiega così la scelta. Ma è un giocatore di esperienza, un giocatore che può coprire più ruoli. In questo momento abbiamo bisogno, che magari può anche commettere lui degli errori, ma li commetterà, non è questo. Però voglio pensare che i giovani devono crescere non dandogli tanto responsabilità, e quando sbaglieranno ancora riproporli. Si torna a parlare degli obiettivi potenziali del Teramo, ovviamente impossibile ancora da definire con certezza. La chiacchierata tra Asta e il presidente Campitelli però sembra aver riportato la serenità per affrontare una trasferta sulla carta al limite dell'impossibile. Noi siamo pronti in quello che sappiamo, possiamo fare, mettere in difficoltà, sapendo che di fronte abbiamo una squadra attrezzata, con grande qualità, davanti a un pubblico, uno stadio da Serie A, ma credo che, io l'ho detto ai ragazzi, deve ancora motivarli di più questa situazione ambientale. Il presidente, abbiamo parlato ieri e l'altro ieri, è stata veramente una chiacchierata per me bellissima, vi dico la verità, bellissima, perché proprio mi ha fatto capire tante cose. Questo era un parlare che volevo e mi ha fatto piacere sia a noi che alla squadra. Lui è convinto, noi, di avere dei giovani bravi, sapremo che avremo delle difficoltà, ma tutti uniti. Quando si ha tutti, abbiamo lo stesso obiettivo, credetemi, qualcosa porti sempre dentro in casa. E per il campionato di Serie D sta per aprire la seconda giornata di campionato. Vediamo il servizio di presentazione.
Se il confronto tra Nero Stellati e Francavilla è anticipato al sabato, il derby tra Vastese e Avezzano catalizza l'attenzione della domenica di Serie D in chiave abruzzese. Le due squadre sono partite con un pareggio positivo, quello della Vastese a San Marino, mentre dall'Avezzano ci si aspettava di più nel battesimo con la Jesina. Due squadre che cercano dunque il primo squillo pieno in uno stadio, l'Aragona, dove si aspettano almeno 2000 persone. L'appello ai tifosi del presidente della Vastese, Bolami. Questo è il nostro obiettivo, di riportare gente allo stadio dal primo anno. Domenica è proprio l'occasione giusta per riempire questo stadio, per dare una mano a questi ragazzi che abbiamo fatto una bella squadra giovane, quella che volevamo, gente motivata, e domenica è proprio la domenica adatta per portare questo entusiasmo, e con una, sicuramente che sarà una domenica di festa soprattutto per i tifosi che fino ad oggi in questi 2 anni e mezzo sono comportati veramente ad alto livello. L'Avezzano torna sul campo dove l'ultimo respiro ha guadagnato la promozione in Serie D nel 2015. Ci sarà l'incrocio di freschi ex con il Vastese Bitaie, fino all'anno scorso in Marsica, e dalla parte opposta il difensore Menna, che in estate ha lasciato il ritiro della Vastese per tornare ad Avezzano, mossa poco gradita dalla società aragonese. Sì, qualche polemica c'è stata, ma comunque io sono tranquillo, andrò lì a Vasto a giocarmi la mia partita e niente, cercherò di portare l'Avezzano alla vittoria. Mi sono allenato sempre in modo tranquillo, ho fatto tutto il ritiro e per ora sto bene. Altra gara di cartello al Benelli di Pesaro, dove l'Aquila si misurerà con una delle più serie candidate alla vittoria, la Vis Pesaro di Riolfo, che già a Recanati con un poker ha dato una dimostrazione di forza. Il tecnico rossoblu Battistini potrà subito contare sull'ultimo arrivato, il centrocampista offensivo Alessio Rucci dalla Cremonese. Per via della concomitanza con il Gran Premio di motociclismo a Misano Adriatico, la gara avrà inizio alle 16 con un'ora di ritardo, ovviamente allo stadio Benelli, che tre quarti d'ora prima del fischio d'inizio vedrà inaugurati i nuovi spalti. Il Pineto cercherà di cancellare la falsa partenza di Matelica ospitando il San Marino al Mariani Pavone. In settimana, importante rinforzo in attacco per Amaulo con l'innesto del 97 Denis Di Rocco, che arriva dall'Atalanta ma che è cresciuto nelle giovanili del Pescara. Voglia di riscatto anche per il San Nicolò, che a Moro d'Oro riceverà il Matelica cercando di lasciarsi alle spalle la sconfitta di rimonta di Agnone. Bene, era questo l'ultimo servizio del TG6, prossimo appuntamento più tardi alle ore 23. Grazie per l'attenzione, buona serata.